Abbiamo sbagliato completamente l'approccio alla partita, credevamo bisognava venire qua molto più cattivi, molto più aggressivi, e come hanno fatto loro, perché il primo tempo e anche il secondo, poi vabbè, determinato dal risultato, hanno dominato quasi tutta la partita. Ecco, ma questo da che cosa è dipeso? Perché sbagliare approccio a una partita che si sapeva sarebbe stata difficile? Non lo so, sinceramente non ne ho idea, comunque secondo me è stato determinato lo sbaglio come siamo entrati in campo, lo ripeto, ora il motivo non lo so, comunque bisogna rimboccarsi le maniche perché domenica abbiamo la partita più importante dell'anno. Ecco, potranno esserci ripercussioni? No, secondo me no, perché noi ormai siamo abituati anche a giocare due volte a settimana, da domani archiviamo subito questa partita e pensiamo al derby. La qualificazione adesso sarà tutta in ballo con il Siviglia, l'ultima giornata. Sì, la qualificazione ce la giochiamo fra due settimane in casa. Abbiamo un'ottima opportunità, se le cose vanno bene abbiamo ancora una buona possibilità. 2000 tifosi che alla fine comunque cantavano, avete qualcosa da dire come giocatori nei loro confronti? Ma no, noi io tifosi sono eccezionali, sono venuti fino qua in tanti, hanno fatto sacrifici e noi siamo contentissimi quando si comportano così. No, stasera è andato tutto male, proprio abbiamo fatto una brutta prestazione sotto tutti i punti di vista e niente, adesso sapevamo che avevamo due partite buone per qualificarci, questa, diciamo, il primo match poi è andato male, adesso abbiamo la partita in casa col Siviglia, però domenica abbiamo una partita, ci dobbiamo rifare subito perché è importante. La testa era già al derby secondo te o no? No, e sarebbe stato anche sbagliato avere la testa al derby, perché sennò forse avremmo fatto anche peggio di quello che abbiamo fatto stasera. Loro sicuramente stasera hanno dimostrato di essere una buona squadra, sono partiti forte e ci hanno messo veramente in difficoltà e noi non siamo stati in grado di reagire, non si riesce a capire neanche perché. Mazzarri ha detto prima un po' come è successo l'anno scorso col Milan, secondo te ci sono delle similitudini dopo quel KO con questo? Ma se facciamo il confronto l'anno scorso e poi guardiamo come è finito il campionato, allora guardiamo la cosa in modo sicuramente positivo. Dobbiamo reagire e domenica abbiamo una grande occasione per ripagare anche i tifosi che sono venuti qua oggi, che erano in tanti e che purtroppo abbiamo sicuramente deluso. Erano molto delusi effettivamente alla fine. Vabbè, hanno assolutamente ragione, non gli si può dire niente, dobbiamo solo chiedere scusa e il miglior modo per ripagarli è vincere domenica sera il derby. Loro sono partiti molto forti, noi sapevamo che loro erano una buona squadra, sicuramente ci hanno subito messo in difficoltà, hanno creato subito occasioni e poi quando subisci e ti schiacci nella nostra area il rischio di prendere gol è altissimo. È successo questo, poi abbiamo cercato un po' di riportarci in avanti e abbiamo preso il secondo e il terzo in contropiede e lì la partita è stata chiusa. Il secondo tempo si è rientrati cercando di fare la nostra partita, cercando di creare qualcosa. Forse se fossimo entrati il primo tempo con la mentalità del secondo non avremmo preso quei tre gol. Quindi sia a Cagliari però sia stasera tanti gol presi quasi da fermi, in difesa con queste marcature che non ci sono, da cosa dipende? Era uno dei vostri punti di forza l'anno scorso, perché sta succedendo questo? No, a parte che in difesa sui calci piazzati non marcano solo i difensori. No, quindi, no, infatti diciamo tutti però. Nel senso, sì, sia a Cagliari che qua abbiamo preso dei gol da calcio da fermo e niente, cercheremo sicuramente di stare più attenti, perché è quello, quando si marca uomo bisogna cercare chiunque marchi di non perdere la marcatura. Il problema è che nelle ultime due partite l'abbiamo persa un paio di volte. Una serataccia, abbiamo fatto un primo tempo sicuramente sottotono, abbiamo subito tre gol e dopo è stato impossibile anche provare a recuperare questa partita, anche proprio dal punto di vista mentale è stata troppo pesante. Primo tempo troppo è stato sottotono, penso, perché altrimenti non si possono subire tre gol. Tu che sei un combattente e questa sera eri anche il capitano, è mancata forse anche la cattiveria agonistica in molti tuoi compagni di squadra? Ma io penso che in UEFA se non hai la cattiveria agonistica è difficile andare avanti, anche perché abbiamo visto stasera che 20 falli che in Italia fischiano qui non li hanno mai fischiati.
quindi questa è la prova evidente che se non, quando si gioca queste partite qua, se non si gioca col coltello fra i denti si fa fatica. Adesso il derby, ma forse la testa c'era già al derby. Ma io penso che abbiamo pensato al derby ormai quando mancavano 15-20 minuti alla fine ed eravamo ancora sul 3-0, abbiamo pensato al derby perché sappiamo benissimo quanto può essere importante questa partita per i nostri tifosi, visto e considerato che poi sono venuti in massa stasera. Io non ho parole, mi sento veramente a disagio perché loro la loro partita la vincono sempre, stasera l'hanno dimostrato ancora una volta. Purtroppo noi non siamo stati in grado di ricambiare stasera, speriamo di poterli regalare una gioia domenica. È questo il messaggio che vuoi lanciare ai tifosi che sono venuti qui? Il messaggio è questo, perché realmente, come ho già detto prima, non possiamo assolutamente dirgli niente. Hanno fatto una coreografia stupenda, hanno fatto tutta questa strada per noi, noi non abbiamo ricambiato perché altrimenti non si perde 3-0, purtroppo abbiamo perso 3-0, non dobbiamo trovare scuse. Però da domani bisogna assolutamente pensare alla partita di domenica, che per noi è di fondamentale importanza. Gennaro, ma come si spiega un calo di tensione così in una partita che si sapeva richiedeva una concentrazione massima? Diciamo che questo assolutamente bisogna parlare con tutti i giocatori uno per uno per capire questo. Penso che la cosa più brutta sia stata quella che poi dal punto di vista dell'agonismo loro ci abbiano messo sotto. E questo veramente lascia un po' d'amaro in bocca, perché poi si può anche perdere una partita 1-0, si può perdere anche 2-0, però giocando ad armi pari. Invece stasera forse abbiamo fatto veramente poco per dimostrare che anche noi avevamo qualcosa di buono e loro hanno vinto meritatamente questa partita. Ci possono essere contraccolpi ora? Cioè, con che spirito dal punto di vista morale arriverete al derby, oltre che fisico? Io penso che questa sconfitta veramente possa essere un'arma a doppio taglio, perché dobbiamo essere bravi a prendere come spunto, però sappiamo benissimo che reagire nella difficoltà non è facile, l'abbiamo visto anche in passato, però domenica è una partita che non si può assolutamente cercare scuse e domenica chi scende in campo non può assolutamente pensare a quello che c'è stasera, perché domenica per noi è troppo importante. Qualificazione UEFA ancora possibile o Siviglia è troppo forte per poterci sperare? Penso che dobbiamo assolutamente dimenticare la Coppa UEFA adesso. Abbiamo da fare 4 giorni, abbiamo una partita troppo importante per noi. Poi Siviglia se ne riparlerà 2-3 giorni prima della partita. Ora per noi è troppo importante la partita di domenica.